Con il Rally d'Australia si è chiusa la stagione rallistica iridata, iniziata a gennaio scorso con il Monte Carlo e chiusa nella terra dei canguri dopo 16 tappe in giro per il mondo. È stata la stagione della Citroën e del suo portacolori LEV, in grado di vincere il titolo con ben 10 successi parziali, contribuendo in maniera decisiva alla conquista anche del titolo costruttori. LEV, proprio in Australia, è uscito di strada dopo quasi 2 anni senza commettere errori, a conferma che il pilota alsaziano è di gran lunga il migliore in questa fase di cambio generazionale. Lo sterrato del Rally d'Australia ha confermato di essere tra i più insidiosi del mondiale, con l'errore in agguato ad ogni staccata. E le toccate di tutti i primi, anche se Solberg merita una parziale scusante per aver centrato un canguro, confermano tale valutazione. Fuori LEV, Gronholm e Solberg c'è gloria per le seconde linee, con il francese Duval a prendere le redini del gioco, seguito da Colin McRae e Rovanpera. Lo scozzese volante riesce nell'impresa di portare la sua Skoda ad un passo dal podio, ma un errore della squadra, che si incarta nel cambiare la frizione, mette McRae fuori gara con Rovanpera che si mette in scia di Duval, pronto a festeggiare il suo 25esimo compleanno con il primo successo mondiale. Gigi Galli finisce quinto assoluto, mentre al terzo posto uno straordinario Stoll, un privato con il passo dei big. Il Rally d'Australia chiude anche il Mondiale Produzione, unico campionato ancora aperto dopo che lo spagnolo Sordo si è aggiudicato il Super 1006. Nel Produzione la lotta è aperta ancora a 3 piloti, Arai, Alattia e Ligato, 3 Subaru per un successo in una competizione molto seguita e dal livello tecnico notevolissimo. Fra i partenti ci sono anche Frisiero ed Errani, i 2 gentleman driver che hanno onorato in maniera maggiore la loro partecipazione, senza saltare impegni e disputando sempre belle gare. Veramente oggi è una giornata difficile, perché il percorso, praticamente le prove speciali sono molto veloci, il problema è riuscire a rimanere nel percorso perché ci sono tante rotaie create dai WRC. È stato difficile, stamattina ho stallonato in una curva molto stretta, un po' di piccoli problemi, però sta andando ancora bene perché è già la seconda giornata, sono molto contento. Arai non ha grossi problemi, si deve limitare a controllare Higgins finché l'inglese non fora, ed il giapponese passa a condurre vincendo alla grande. Sfortunato Ligato, che tocca la prima prova, mentre Lattia ha problemi di motore. Frisiero è 7° con una Mitsu del posto, mentre Errani riesce con una bellissima gara a portare in fondo la obsoleta Evo 6 del team di Marrini, vettura che dopo aver conquistato 2 punti in Giappone va a prendersi un altro punticino in Australia. Errani non sbaglia niente, soffre un po' per problemi tecnici il fondo super scivoloso. Si permette di staccare qualche ottimo tempo nella seconda e terza tappa e alla fine chiude il suo mondiale con 7 punti, che rappresentano il nuovo record del pilota romagnolo. Il 2005 si chiude tra l'altro con la partecipazione di Errani ad 8 gare, tutte concluse, a conferma di una stagione da incorniciare. Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale. Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm